Due novità a centrocampo, abbiamo già detto Maiorano all'esordio e Lander Carannante, e poi in attacco viene utilizzato quest'oggi Luzzada a far insieme ad Herrera e Longo. Questa è la formazione del Cerignola, maglie personalizzate, dovrebbe trattarsi di un 4-3-3 con Abbagnale tra i pali, Luca Russo, Di Bari, Allegrini e Di Cillo in difesa, Marinaro, Maiorano e Carannante a centrocampo. E intanto c'è subito il Nardò in avanti, chiude la retroguardia del Cerignola, e poi i tre attaccanti del Cerignola, Herrera, Longo e Luzzada, molto noto anche Herrera, tanti campionati di Serie C alle spalle, ha militato anche nel Lecce qualche stagione fa, sempre nel campionato di Serie C. La gara ha avuto inizio da 37 secondi nella tradizionale casacca granata, il Nardò, in maglia bianca invece il Cerignola. C'è subito questo affondo di Verzienti, fermato dall'intervento di Allegrini. Allegrini è naturalmente un ex, ha militato nel Nardò due stagioni fa, faceva coppia in difesa con Lanzolla, un giocatore naturalmente che ha un grosso bagaglio tecnico, in grado anche di impostare la manovra fin dalle retrovie, che poi dopo l'esperienza di Nardò ha militato ad Andria, e la sua esperienza andriese si è conclusa lo scorso mese di dicembre, quando è stato poi ingaggiato dal Cerignola. Cerignola in possesso di palla, c'è poi un tocco errato che consente ad Agodirin di impossessarsi del pallone, fermato in maniera irregolare sul versante destro della metà campo del Cerignola. Da segnalare la presenza di un nutrito gruppo di tifosi cerignolani, probabilmente saranno in circa 200, poco più. Intanto c'è il Nardò con Verzienti, che era riuscito per un attimo ad impossessarsi del pallone, poi ha liberato Luca Russo, il difensore destro del Cerignola. Riparte il Nardò con Caporale, l'affondo di Caporale sulla sinistra, evita un avversario, mette al centro, sfiora soltanto di testa Agodirin, il pallone che rimane in campo e poi esce dalla propria area a Bagnale per allontanarlo in fallo laterale. Un inizio di gara davvero convincente del Nardò, davvero imperioso questo affondo sulla fascia sinistra di Caporale, che se n'è andato in progressione, ha superato anche l'ultimo avversario, poi dalla linea di fondo ha messo il pallone in aria, Agodirin però ha soltanto sfiorato il pallone, e poi dicevamo a Bagnale, uscito fuori dalla propria area di rigore per allontanare la sfera in fallo laterale. Ora prova a ripartire il Cerignola, fermato subito Longo, secondo l'arbitro, che il signor Angelucci di Foligno, c'è stato il fallo di Bertacchi sul centravanti del Cerignola. Dicevamo tre attaccanti, tutti abbastanza rapidi e veloci, Longo comunque è anche uno che in carriera di gol ne ha fatti tantissimi, ben 62 nelle ultime tre stagioni nelle file della Frattese, e complessivamente 117 gol in carriera, quasi tutti 109 in Serie D. In Cerignola naturalmente è una squadra che è cambiata rispetto alla gara d'andata, che si concluse sullo 0-0. All'epoca in avanti c'erano attaccanti come Montaldi e Gambino, che poi sono andati via. Ora dicevamo, il terzetto offensivo del Cerignola è composto, almeno quest'oggi, da Herrera, Longo e Luzzada. C'è ancora un calcio di punizione in favore del Nardò. Bertacchi, l'apertura sulla sinistra per Verzienti, che proprio d'un soffio non riesce a trattenere il pallone in campo, si alza la bandierina del guardaline, dunque l'arbitro comanda la rimessa con le mani in favore del Cerignola.
si incarica della ripresa del gioco il terzino destro Luca Russo, ma subito riconquistato palle il Nardò. Bertacchi la smista all'indirizzo di Scipioni, poi il pallone è buono per Prinari sulla tre quarti, fermato all'intervento di un avversario, ma poi c'è Verzienti, decisivo il suo tocco per consentire al Nardò di riconquistare palla, poi il fallo su Cassano proprio nei pressi del cerchio di centrocampo, già battuto il calcio di punizione, ancora Bertacchi ad orchestrare, attaccato un avversario, apre sulla sinistra per Caporale, da Caporale a Verzienti che si è schierato lungo l'out di sinistra quest'oggi, mentre Capristo opera da mezzala. Bertacchi difende bene il pallone, poi lo scambio tra Cavaliere e Agodirin, Cavaliere pallone sul sinistro, prova a superare diretto avversario proprio sul limite, non ce la fa, immediatamente c'è il lancio in avanti da parte dei giocatori ospiti, Cassano che va a controllare la sfera e la lascia sfilare sul fondo, si riparte dunque con una rimessa con le mani in favore del Nardò quando siamo giunti al quinto minuto del primo tempo. Dicevamo, un Nardò che è subito apparso estremamente tonico in questi primi minuti, aggressivo al punto giusto, per quel che conta insomma in questi primi cinque minuti di gara è stato il Nardò a comandare il gioco e a costringere il Cerignola sulla difensiva. Ora c'è questo pallone che viene comunque controllato, mi pare, da Capristo, che poi ha dato all'indietro per Caporale il rilancio. Agodirin mette il pallone a terra, lo tocca sulla sinistra per Verzienti. Verzienti difende bene la sfera, quindi chiama in causa Bertacchi. Pallone poi che Prinari non riesce a stoppare, ma ancora Prinari ora che va sulla sfera, chiude la retroguardia della Cerignola e riparte ora la squadra di mister Grimaldi, che quest'ultimo, il tecnico cerignolano, ha sempre vinto in trasferta da quando ha assunto le redini della guida tecnica del Cerignola. Cerignola che è reduce appunto da ben quattro vittorie in trasferta ad Aversa, con la Frattese, poi a Pomigliano e a Gravina nell'ultima gara disputata in trasferta prima della sosta natalizia. Riparte il Nardò, si allunga però il pallone, il numero 6 Mangione, può ripartire il Cerignola e c'è la chiusura poi di Prinari che tocca corto all'indietro per Bertacchi. Scambiano i due centrocampisti del Nardò e Prinari in possesso di palla, allarga sulla destra per Mangione, chiamato in causa ancora una volta Bertacchi, poi cambia fronte di gioco aprendo sulla sinistra per Caporale, quindi Agodirin. Verzienti questa volta non riesce ad andarsene e si porta il pallone in fallo laterale. Piero, insomma, sicuramente un buon inizio di gara per il Nardò dopo 8 minuti di gioco con il Cerignola che sembra soffrire la verve della squadra neretina. Sì, buon pomeriggio. Sì, dici bene, come d'altronde un po' tutte le ultime gare del Nardò, gli avversari hanno sempre sofferto questa voglia, insomma, di imporsi del Nardò, soprattutto a centrocampo, dove è stato secondo me anche il recupero psicofisico di Bertacchi a fare la differenza, insomma è il giocatore che detta i tempi. E poi, come dici tu, tutta la formazione del Nardò che nelle ultime giornate, insomma, ha giocato sicuramente con uno spirito diverso, e lo stiamo vedendo in queste primissime battute, laddove si affronta una formazione Cerignola molto blasonata dal punto di vista non tanto del passato recente, quanto appunto della qualità e della quantità di giocatori, insomma, importanti per questa formazione. Ora c'è una punizione a favore del Cerignola, è stato Scipioni a commettere fallo sul Longo. Siamo vicino quasi alla bandierina del calcio d'angolo per la formazione cerignolana,
allenata da mister Grimaldi, c'è questa opportunità, chiaramente si sganciano in avanti sia Di Bari che Allegrini, i due difensori centrali della formazione foggiana, mentre Marinaro con il suo sinistro oppure Herrera con il destro a cercare di mettere al centro un pallone sfruttabile. Ora non c'è il fischio dell'arbitro, due in barriera per il Nardò, Mirarco. Ora c'è il cross al centro, ma esce di testa e rinvia Caporale, poi la palla però ora nuovamente spostata in avanti. C'è però un break da parte di Marinaro, però il passaggio lungo linea nella zona dove è stato battuto dal calcio di punizione è troppo lungo. Il pallone si termina nuovamente in fallo laterale. Formazione cerignolana, come dicevo prima, molto blasonata e ha epurato diversi giocatori nel mercato di dicembre e ha invece acquisito le prestazioni di alcuni giocatori anch'essi molto rappresentativi come Allegrini e Maiorano, quest'ultimo centrocampista proveniente dalla Juve Stabia che ha firmato proprio in questa settimana e che è subito in campo, gioca da trequartista. Nardò manovra ora con Cassano, Caporale rilancia in avanti e fa bene perché era pressato il Nardò, ora però alla meglio Bertacchi che rilancia in avanti, anch'egli pressato, un po' un no look di Bertacchi, il pallone termina sulla testa di Giacinto Allegrini in fallo laterale, batte subito il Nardò con Bertacchi, Verzienti che manovra per Prinari, Cavaliere si gira bene a Godrin, 1-2 Cavaliere a Godrin al limite dell'area, ma interviene molto bene Russo e toglie la sfera su Cavaliere. Buona ora invece il break di Caporale, si allunga in un primo momento la sfera ma riesce a recuperarla. Caporale interviene da dietro però Maiorano e ora c'è però quindi il recupero da parte della difesa cerignolana. Verzienti commette fallo da dietro su Luzzada, un po' dubbia questa decisione dell'arbitro. Ricordiamo il signor Angelucci della sezione di Foligno che comanda una punizione sulla tre quarti campo, zona difensiva del Cerignola. 0-0 quando radioascoltatori siamo giunti al 12esimo tra Nardò e Cerignola. Ancora sostanzialmente fasi di studio. Nessuno delle due ha impresso un ritmo più veloce al match, ma il Nardò se la gioca alla pari, lo stiamo vedendo in campo. Anzi, se vogliamo, già qualche spunto in avanti per la formazione granata lo si è visto, mentre per il Cerignola ancora non c'è stata nessuna azione degna di nota. Bertacchi, fallo commesso da Herrera su di lui a centrocampo, Cassano recuperato dalla squalifica di domenica di Sarno, in quel di Sarno quando il Nardò ha pareggiato 1-1. Un errore madornale di Scipioni agli ultimi minuti non ha permesso una vittoria che a punti sarebbe stata sacrosanta. Ma veniamo un attimo ai risultati, Michele, aggiornaci. Sì, allora vince il Francavilla in casa contro il San Severo, vince il Picerno sempre per 1-0 con il Pomigliano, sempre per 1-0 il Manfredonia vince contro la Frattese, stesso risultato un po' sorpresa a Gragnano dove la capolista Potenza perde per 1-0 con i Campani e vince per 1-0 anche il Taranto contro l'Altamura sullo 0-0 tutti gli altri risultati. Bene, grazie Michele. Qui il gioco ristagna comunque sempre a centrocampo, ora e Cerignola in avanti con Longo che centravanti di questa formazione, si allarga, cerca di crossare al centro, rimpallato il suo tentativo da dietro a Godrini, interviene, recupera la palla il Nardò con Prinari, scatta il contropiede con Prinari al centro dell'attacco, Prinari per pallone per Agodrin, all'ultimo però non riesce il Nardò con Prinari a servire Agodrin. Peccato,
è intervenuto proprio all'ultimo istante Di Bari, che ha permesso proprio al Cerignola di salvarsi, insomma, all'ultimo passaggio. Poi a Godrin aveva leggermente spostato a destra una prateria per poter andare in porta, quindi la segnaliamo questa buona occasione del Nardò, avvenuta esattamente al 14° con Prinari in contropiede. Peccato, poteva avere epilogo sicuramente migliore per il Nardò, e proprio all'ultimo passaggio, insomma, Prinari non è riuscito a servire a Godrin, lanciato quasi in porta. Mangione, palla ora però persa dal Nardò in un primo momento con Capristo. Ora è Simone Cassano sull'auto sinistro, di testa interviene Versienti cercando di servire Cavaliere. Prinari nuovamente di testa, Marinaro però alla meglio Cavaliere, stop a seguire per Bertacchi. Capristo, intervento ora con le mani, netto a fermare il passaggio per la formazione cerignolana. Buono questo spunto sull'alto sinistro di Di Bari. Longo, Longo in aria, attenzione, ne esce a favore di Russo, cross al centro, ma interviene in maniera tranquilla Mirarco. La palla è preda del portiere, che rimette in avanti per Bertacchi, regista di questa formazione. A Godrin, buono il suo taglio, Versienti out sinistro. Prinari dall'altra parte, giro palla, ora buono questa apertura di gioco per Mangione, cross al centro per Godrin. Abbiamo ai 30 metri ora Bertacchi, ragiona Caporale, cross di Caporale per Godrin che non ci crede, e qui lasciatemela dire, vantaggiato avrebbe perforato la porta, perché un cross tagliato ottimo di Caporale, però forse Godrin l'ha visto un po' tardi, ha perso quell'attimo per poter intervenire di testa. Un cross veramente invitante al 16° di Caporale per Godrin. La palla però termina fuori, troppo alta per pur bravo nostro centravanti Godrin, però non ha nemmeno le caratteristiche fisiche da centravanti e quindi non se l'aspettava. Manovra ora il Nardò a centrocampo, c'è un batti ribatti di testa, colpo dietro alla nuca su Godrin, un altro colpaccio un po' troppo ortodosso ai danni di Capristo, anzi era Mangione. Godrin però viene ora soccorso dai sanitari Granata, l'arbitro un po' tardivamente a mio avviso, quando si tratta di botte alla testa, insomma, fortuni che riguardano il capo, dovrebbe subito fare intervenire i sanitari. Ha aspettato quei 5-6 secondi in più. Comunque Godrin viene, ripeto, ora soccorso, c'è stato un colpo di testa ravvicinato un difensore cerignolano a terra vicino alla zona di centrocampo a Godrin. Ricordiamo il risultato 0-0 al 18° tra Nardò e Cerignola. Il Nardò sicuramente più propositivo della squadra allenata da mister Grimaldi. Nardò che prima con Prinari, che ha avuto una buona situazione di gioco in contropiede, poi anche con Caporale che ha servito con un cross due minuti fa, tentava di farlo proprio a Godrin, infortunato in questo momento, non è riuscito, insomma, a essere pericoloso. Comunque sostanzialmente equilibrato per adesso l'incontro. Si riprende con il gioco chiaramente tra i piedi di Caporale. A Godrin ora facendo che vuole rientrare, vediamo se l'arbitro riesce a farlo entrare. Non c'è il rientro di Godrin, c'è una punizione, finalmente l'arbitro fa cenno
al giocatore del Nardò, capocannoniere della squadra, di rientrare. Manovra il Cerignola con Marinaro. Marinaro viene strattonato, ora c'è il numero 30, esattamente Russo, dall'altra parte Di Cillo, Herrera. Manovra il Cerignola sul lato sinistro, ma non ci sono sbocchi. La palla lì dietro a Jimmy Allegrini, come al solito, regista difensivo. Due anni fa, come diceva Michele nel Nardò, Luzzada. Intervento falloso da parte di Prinari, un po' forse eccessivo anche questo fatto di andare a redarguire così in maniera energica Prinari per questo intervento, che insomma era un fallo, sì, ma non era così tanto evidente. Comunque l'arbitro comanda la punizione, siamo sulla tre quarti campo, spostati a destra sempre per il Cerignola, come al solito in avanti tranne Di Bari. Vengono un po' tutti, un po' dietro di lui c'è il numero 32 Di Cillo a presidiare la zona della tre quarti. Molto sbilanciata la formazione cerignolana, cross al centro, colpo di testa senza però grosse velleità da parte di Allegrini, e riparte il Nardò con Verzienti all'indietro però per Caporale. Nuovamente su Verzienti, Bertacchi. Nardò manovra inizialmente sulle fasce, poi una volta che si allarga il gioco per Bertacchi viene servito. Ancora Ciago Drin, attenzione, non riesce però a tenere il pallone in campo. Buono questo passaggio in verticale per la diagonale d'attacco di Ciago Drin, però il pallone è un po' lungo, si perde sul fondo, quindi manovra ora invece il Cerignola. Allegrini, viene commesso fallo però da Verzienti. Marinaro, era Maiorano che è terminato a terra. Maiorano che, ripeto, è l'uomo di centrocampo forse sicuramente più rappresentativo, mezzo alla destra come giustamente diceva Michele, ma anche Marinaro è il regista un po' arretrato di questa formazione, classe 94, che lo scorso anno col Cerignola ha vinto il campionato. Michele, a te la parola. Sì, torniamo subito in cronaca diretta. C'è stato un tentativo del Nardò stoppato alla retroguardia del Cerignola, ora un fischio però dell'arbitro che comanda un calcio di punizione in favore della compagine ospite. Dunque 22esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio tra Nardò e Cerignola. Non ci sono state vere e proprie occasioni da rete, il Nardò ha comunque costruito due o tre situazioni davvero interessanti, poi però è mancata la finalizzazione proprio in apertura sul cross dalla sinistra di Caporale, poi su quella percussione palla al piede di circa 30 metri di Prinari, il cui tentativo di servire a Godirin è stato intercettato da un difensore, e poi su quel traversone ancora di Caporale che ha trovato impreparato a Godirin, che pure era in ottima posizione. Intanto c'è un pallone che è giunto in aria e poi è stato preda dell'estremo difensore del Cerignola a Bagnale. Quindi stavamo dicendo di un Nardò che ha costruito azioni interessanti senza però riuscire mai ad andare al tiro, e il Cerignola ha impegnato una sola volta Mirarco con il colpo di testa di Allegrini al 20esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nardò ora in possesso di palla in avanti sulla fascia destra, c'è, mi pare, Mangione, parte il traversone e la deviazione di un difensore in calcio d'angolo. Si tratta del primo tiro della bandierina in assoluto dell'incontro, quando siamo giunti al 24esimo minuto del primo tempo. Sul traversone
partito proprio dall'altezza della bandierina, fronte destro d'attacco del Nardò, c'è stata la deviazione in angolo di un difensore ospite, dunque il Nardò ora batte questo primo tiro d'angolo della partita. Parte il traversone, pallone in aria e c'è la parata in tuffo di Abagnale che devia in calcio d'angolo sul tentativo di Scipioni. In perfetta coordinazione, in acrobazia, Scipioni ha provato a deviare, è riuscito a deviare verso la porta difesa da Bagnale che in tuffo ha rimediato in calcio d'angolo. Secondo tiro alla bandierina, stavolta il colpo di testa di Cassano è del tutto impreciso. Cassano praticamente ha soltanto sfiorato il pallone e poi è rimasto in campo. E dunque al 24esimo il Nardò ha costruito davvero una occasione da rete. Ghiotta, gran gesto tecnico di Scipioni che in acrobazia si è girato, ha indirizzato verso la porta di Abagnale sul calcio d'angolo, mi pare fosse stato battuto da Bertacchi, e il portiere del Cerignola è stato pronto, reattivo, si è tuffato sulla sua sinistra ed è riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo. Quindi il Nardò, dopo aver creato situazioni pericolose, ora è andato al tiro in maniera davvero incisiva con Scipioni sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita, ma ha trovato la pronta reazione di Abagnale. Risultato dunque sempre fermo sullo 0-0 qui al Comunale tra Nardò e Cerignola. Nardò che sta tenendo testa brillantemente ad una delle squadre più attrezzate del torneo, che addirittura in questo momento sarebbe prima in classifica in coabitazione col Potenza, che perde a Gragnano. Ma il Nardò non è la prima volta che confeziona prestazioni così di alto livello contro le big del torneo, basti ricordare il pareggio di Potenza, anche abbastanza stretto, la vittoria sul campo dell'Altamura all'epoca entrambe capoliste di questo raggruppamento H del campionato di Serie D. E ora il Cerignola a manovrare nella propria metà campo il numero 31 che è Maiorano, poi vediamo in possesso di palla Luzzada che è arretrato, ha toccato all'indietro verso Di Bari, l'apertura sulla sinistra per il numero 32 di Cillo, il terzino sinistro, e poi restituisce la sfera al compagno, lancio lungo intercettato da Scipioni. Scipioni per Ago di Rin, commette fallo Allegrini, anzi no, si trattava di Di Bari sull'attaccante neretino, già battuto il calcio di punizione. Metà campo del Cerignola, l'apertura sulla destra è per Mangione, il quale si porta il pallone sul sinistro, poi ribattuto il suo tentativo di cross, ma ancora il Nardò in possesso di palla, pallone ora tra i piedi di Bertacchi, il suo destro è completamente sbagliato, pallone che si alza altissimo e termina sul fondo. Quando siamo giunti al 28esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 tra Nardò e Cerignola, dicevamo della presenza di un nutrito gruppo di tifosi cerignolani, finalmente una trasferta non vietata alla tifoseria ospite per e questo naturalmente torna a tutto beneficio dello spettacolo sugli spalti, che è naturalmente un corollario fondamentale di una gara di calcio. Ma torniamo in cronaca diretta perché c'è Cerignola in avanti, pallone per Longo e il quale poi va alla conclusione, calcia sul fondo da posizione angolata. Longo ha controllato il suggerimento di un compagno, era stato Herrera a servirgli il pallone, poi però ha tentato una conclusione di prima intenzione col pallone che è terminato abbondantemente lontano dallo specchio della porta difesa da Mirarco. Dunque al 29esimo minuto del primo tempo questo tentativo offensivo del Cerignola.
Ora c'è un intervento che sembrava falloso ai danni di Cavaliere, l'arbitro lascia correre, un avversario gli è franato sulle spalle colpendo il pallone di testa, Cavaliere rimane dolorante a terra, il pallone poi è uscito fuori dal rettangolo di gioco, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni dell'attaccante Neretino che si rialza, si ripartirà con una rimessa con le mani in favore del Cerignola, se ne incarica il terzino destro Luca Russo, numero 30. Intercetta ed allontana di testa Verzienti, poi Marinaro alla meglio su Ago di Rin, ma il suo tocco di testa termina direttamente in fallo laterale. Si ripartirà dunque con la rimessa con le mani in favore, Nardò sta per incaricarsene Verzienti. Pallone indirizzato alle parti di Prinari, lo stop poi in tre su di lui, perde palla Prinari ma arriva ancora lo stesso Prinari che va a riconquistarsi palla, la tocca all'indietro per Scipioni, da Scipioni a Cassano, Cassano allarga sulla sinistra del caporale, il quale prolunga per Verzienti, Verzienti tocca centralmente per Ago di Rin che arretra, ora propone il passaggio sulla sinistra ancora per Verzienti, Verzienti converge verso il centro, siamo sulla tre quarti, in scivolata libera un avversario, ora il Cerignola che prova a distendersi in avanti con Luzzada sulla sinistra, lo affronta Scipioni, Luzzada al limite conserva il possesso del pallone, poi prova a farlo filtrare in aria, pallone che rimbalza tra Mirarco che era in uscita e Longo in anticipo, l'estremo difensore del Nardò che abbranca la sfera ed è Bertacchi ora all'impostazione, l'apertura sulla sinistra è per Verzienti, Verzienti si ferma, tocca all'indietro per Caporale, metà campo del Nardò, il tocco in orizzontale per Cassano, reduce dal turno di squalifica scontato domenica scorsa a Sarno, che si è riposizionato al centro della linea 3 difensiva del Nardò con Scipioni a destra e Caporale a sinistra, i due esterni lo ricordiamo sono a destra Mangione, a sinistra Verzienti, poi il terzetto di centrocampo è composto da Bertacchi, Prinari e Capristo che torna a giocare una gara dal primo minuto dopo parecchio tempo, il Nardò in possesso della palla nella propria metà campo, elude il pressing avversario Scipioni, poi il pallone controllato dal Cerignola nella propria metà campo, tocca all'indietro Di Bari per il proprio portiere a Bagnale, il rilancio, pallone ancora preda del Nardò, il tocco impreciso di Cassano con la sfera che termina in fallo laterale, siamo giunti al 32esimo minuto del primo tempo. Il brivido, l'unico vero brivido di questa gara lo ha dato al pubblico presente quest'oggi in gran numero Scipioni con quella sua semi rovesciata che ha chiamato ad un difficile intervento l'estremo difensore del Cerignola Bagnale, poi il Cerignola si è visto in avanti solo in un paio di circostanze, è andato al tiro con un colpo di testa di Allegrini e poi con una conclusione al volo di Longo, la prima parata senza grosse difficoltà da Mirarco, il secondo tentativo terminato abbondantemente al lato. Questo un po' per riassumere quello che è accaduto finora, il Cerignola comunque negli ultimi minuti ha guadagnato metri, cerca di esercitare un certo predominio territoriale, c'è un pallone messo in aria, nessuno lo intercetta, può ripartire il Nardò con Verzienti. Verzienti si ferma, chiama in causa il play neretino Bertacchi che rischia di perdere il pallone sull'attacco di Longo, poi rimedia. Poi c'è però Allegrini che intercetta, ancora il Cerignola che sembra essere cresciuto negli ultimi minuti, Ago di Rin fermato, c'è un intervento falloso precedente ai danni del numero 14 Herrera ad opera di Bertacchi e dunque il gioco ripartirà con calcio di punizione fuori il Cerignola che sarà battuto sulla tre quarti campo del Nardò. Siamo comunque abbastanza distanti dalla porta difesa di Mirarco, almeno 35 metri. Quindi si sistema sul pallone Marinaro che è uno dei pochi che hanno vinto il campionato di eccellenza lo scorso anno con il Cerignola e che è stato riconfermato.
Tra gli altri confermati c'è anche Morra che però, e Pollidori che quest'oggi non fanno parte dell'11 di partenza. Marinaro mette in aria, attenzione perché sbuca un giocatore del Cerignola sul secondo palo, ma non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta difesa da Mirarco, ha toccato proprio in extremis, la posizione estremamente complicata, quasi sulla linea di fondo, si trattava del numero 11 Luzzada col pallone che è terminato dunque sul fondo al 34esimo. Intanto giunge notizia del pareggio del Potenza che si è riportato in parità con Franza sul calcio di rigore al 5° minuto della ripresa a Gragnano, 1-1 tra Gragnano e Potenza. Il Cerignola vede sfumare almeno per il momento la possibilità dunque di agguantare il primo posto della classifica, tutto è invariato in testa, anche le altre pretendenti, la Cavese pareggia, diciamo sostanzialmente Potenza, Cerignola e Cavese sembrano le tre squadre che in corsa per la promozione in Serie C. Agodini mette il pallone in aria, poi ancora rimesso al centro, pallone che scorre da un lato all'altro dell'area di rigore, alla fine si alza la bandierina del guardaline a ravvisare una posizione di fuorigioco dei giocatori del Nardò e dunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Cerignola quando siamo giunti al 36esimo del primo tempo. Gara, Piero, che si è fatta abbastanza equilibrata in questi ultimi minuti. Sì, gara equilibrata, lo è stata bene o male quasi sempre. Le occasioni insomma da una e dall'altra parte sono state poche, però il Nardò ne ha avuta una con Scipioni, come dicevi tu prima, esattamente al 24esimo, mentre dopo 10 minuti ha sfiorato il gol Luzzada in scivolata sul cross, su punizione di Marinaro, è riuscito però a correggere bene in scivolata la traiettoria della palla che si è spenta sul fondo. Ora manovra Cerignola con longo di testa che serve il numero 21, c'è una protesta molto dicevamo c'era una protesta per un fallo di mano di Caporale, però insomma c'è stato un rimpallo, un tentativo di tiro del cerignolano Carannante. Ora c'è una punizione, attenzione al sinistro di Marinaro dai 35 metri, siamo abbastanza lontani, però il sinistro di Marinaro potrebbe far male. Cross al centro comunque di Marinaro e c'è il colpo di testa di Allegrini, anzi no, era Di Bari, chiedo scusa, Luzzada, sempre lui, numero 11, molto ravvicinato anche se tra le braccia del portiere Mirarco, quindi ha rischiato ora il Nardò. Nardò che ora manovra in contropiede con Agodrin che allarga il gioco per Versienti, solita movimento di Versienti, di testa ora c'è un cross al centro di Mangione, ma nessuno però interviene. Si dorme un po' al centro dell'area del Nardò. Cavaliere, insomma, poco reattivo quest'oggi, poteva sicuramente essere più pericolosa la manovra del Nardò in questa circostanza. C'è stato un cross al centro di Mangione che accorreva dalle retrovie. Scipioni che perde palla. Non è sicuramente fallo. Buono l'intervento di Bertacchi che addirittura viene sanzionato con ammonizione. Veramente assurda questa decisione di ammonire Bertacchi che è riuscito da dietro a intervenire in maniera pulita secondo me sulla sfera. Siamo lontani, l'arbitro sicuramente era molto più vicino di noi, però insomma se fischi la punizione non dai l'ammonizione perché
non ci è sembrato insomma veramente un fallo d'ammonizione, anche se l'arbitro ha interpretato come fallo tattico e non ripartenza della formazione cerignolana, però era anche, ripeto, molto pulito l'intervento di Giorgio Bertacchi. Gioco è fermo, siamo giunti a 6 minuti più recupero al termine di questo primo tempo, 0-0 tra Nardò e Cerignola, un match molto equilibrato e si gioca soprattutto sulle palle native come questa. Marinaro, buono questo cross, ma buono anche l'intervento di Simone Cassano, interviene Cavaliere e viene addirittura anche ammonito Cavaliere. È assurdo l'intervento che nemmeno c'era sembrato tale, perché anzi ci è sembrata una simulazione, perché a mio avviso non è stato nemmeno toccato. L'arbitro secondo me sta prendendo qualche topica. Ammonito anche Cavaliere al 40esimo. La tre quarti campo, interveniva sul pallone Cavaliere, è stato anticipato. Però non mi è sembrato che l'abbia toccato. Il giocatore ospite comunque era il numero 14, Herrera. Solito schema, sempre questi calci di punizione a rientrare direttamente al centro dell'area sul portiere, e qui Miracco a mio avviso deve cercare di uscire senza aspettare troppo la sfera. Interviene comunque Cassano ora di destra, c'è il primo calcio d'angolo della gara a favore degli ospiti con colpo di testa all'indietro di Cassano. Ed è sempre regista Marinaro, lo dicevamo in apertura d'incontro, bisogna fare attenzione al sinistro di Marinaro. Ora però lascia l'incombenza a un suo compagno, tiro con una deviazione di un giocatore del Nardò, era un tiro sporco del numero 32 di Cillo, un nuovo calcio d'angolo per la formazione cerignolana, questa volta va però Marinaro di Cillo, cross al centro di Cillo, interviene però ultimamente Scipioni, che è là alla ripartenza di Cassano. Questo però non è intervento falloso, ed era lo stesso intervento di prima, non giudicato falloso dall'arbitro il signor Angelucci. Le caviglie di Cassano. Ecco poi che cosa si rischia nel non intervenire nella maniera giusta da parte dell'arbitro. Qui doveva sanzionare, è vero che è intervenuto anche sul pallone Allegrini, però è vero pure che ha colpito nettamente le caviglie di Cassano, proiettato in contropiede. Chiaramente proteste del pubblico di Marca Nereddina, l'arbitro però non interviene e il fallo laterale viene in maniera cavalleresca ceduto al Cerignola con Marinaro che è imposta da dietro Di Bari, il capitano della formazione, con Russo sull'out destro. Un po' i punti deboli di questa formazione al Cerignola, Russo e Di Cillo sono il terzino destro e quello sinistro. È lì che il Nardò dovrebbe, a mio avviso, cercare di far breccia. Ora a Godrin sulla tre quarti campo, allarga a destra per la corrente Mangione, cross al centro, interviene svirgolando il numero 32 Di Cillo. Pallone termina in calcio d'angolo per il primo corner del Nardò. Buona l'azione in contropiede da parte della squadra granata, che si è poi dipanata sull'out destro con Mangione, che ha tentato il cross al centro, respinto in calcio d'angolo, battuto da Bertacchi. Però interviene la difesa ospite, Luzzada. Marinaro se ne va sulla sinistra. Marinaro si cerca l'intervento di Herrera, la palla però per Scipioni, commette fallo il numero 21 Carandante del cerchio di centrocampo, è uno degli under della formazione di Grimaldi, che comunque per adesso non ha impressionato.
soprattutto per quanto riguarda il Parco Under, squadra sicuramente quadrata, però come dicevamo prima a microfoni spenti, sicuramente Cavese e Potenza hanno una marcia in più. Ora è Cerignola che di destra cerca di manovrare, difende la sfera Prinari, però gli viene commessa fallo da dietro da parte di Maiorano a centrocampo. Bertacchi sul pallone, punizione a favore di Nardò, e con questi calci da ferma sia da una parte che dall'altra si possono decidere le sorti del match. Cross al centro di Bertacchi per Caporale, che per poco non riusciva ad intervenire, però interviene però la difesa cerignolana che non riesce comunque a ripartire. Mangione rinvia dalla zona di difesa, andava a coprire la posizione di Caporale, un minuto di recupero, infatti siamo al 45esimo, quindi si giocherà per altri 55 secondi questo primo tempo. Nardò e Cerignola, viene ora commesso fallo da Mangione su Di Cillo, anzi era Herrera che termina a terra, e quindi si riparte da un'ennesima punizione a favore del Cerignola. Un primo tempo sostanzialmente equilibrato tra Nardò e Cerignola, ci sta benissimo questo 0-0. Siamo nei secondi di recupero del primo tempo, mancano 10 secondi, l'arbitro fischierà da qui a breve, e infatti fischia addirittura con qualche secondo d'anticipo quando Nardò andava in contropiede. Michele, difese attente che hanno rischiato di farsi sorprendere soltanto sugli sviluppi di calci piazzati. Nardò che è andato vicino al gol sul primo tiro d'angolo della partita, la deviazione al volo di Scipioni che è stata intercettata e deviata in tuffo dal portiere. Il Cerignola in due o tre circostanze è riuscita a liberare un uomo al tiro proprio attraverso dei calci di punizione, in due circostanze Luzzada, in un'altra Allegrini. Le loro conclusioni però si sono rivelate abbastanza deboli, sia pure da distanza estremamente ravvicinata e dunque potenzialmente pericolosa, e Mirarco ha potuto dunque disinnescare le minacce. Ora da 45 secondi il signor Angelucci di Foligno, arbitro dell'incontro, ha fischiato la ripresa delle ostilità. Due ammoniti nel corso del primo tempo, Bertacchi e Cavaliere. Nardò Cerignola si gioca per la 16ª volta in un campionato, era da 20 anni che non si disputava in Serie D, infatti gli ultimi 4 confronti tra le due squadre a partire dalla stagione 2005-2006 fino alla stagione 2009-2010 si sono disputati in Eccellenza. Intanto c'è un calcio di punizione in favore del Nardò sulla tre quarti. C'è Bertacchi che sistema il pallone a terra. Il Nardò è riuscito in primo tempo ad imbastire una manovra più pericolosa, probabilmente più incisiva rispetto a quella del Cerignola, che però poi non è riuscito a finalizzare a livello di ultimi passaggi. Ricordiamo un paio di traversoni di Caporale col ago di Rin ben piazzato in aria, che si è visto passare il pallone a pochi centimetri. Intanto seguiamo questo calcio di punizione, la battuta di Scipioni col pallone, anzi di Caporale col pallone, che termina alto sulla destra della porta difesa da Abbagnale. Cerignola peraltro ha un terzetto offensivo composto da giocatori molto veloci e rapidi, manca il classico centravanti
nel Cerignola, eppure nonostante ciò il Nardò è riuscito a controllare molto bene le offensive di questi giocatori che possono far male quando ripartono velocemente, hanno spazi, ma il Nardò ne ha concessi davvero pochi, dicevamo, ha corso qualche brido soltanto sugli sviluppi di calci piazzati. Cassano, l'apertura sulla sinistra è per Caporale, il quale prolunga in avanti, suggerimento però impreciso, preda di Marinaro. Ora il Cerignola con Luzzada che riceve palla al limite, poi termina a terra, ma non c'è alcun intervento falloso ai suoi danni, aveva toccato il pallone di testa cercando di prolungarlo verso la sua sinistra, poi però è terminato a terra. Ora c'è l'opportunità per il Nardò, Verzienti che attacca sulla sinistra, poi è costretto a fermarsi, tocca all'indietro per Bertacchi, l'apertura sul lato opposto dove è pronto all'appuntamento col pallone Mangione, parte il traversone in aria con i pugni, allontana Bagnale e sventa la minaccia. E ora è il Cerignola in attacco, sulla fascia destra mi pare sia Herrera, in possesso di palla la mette in mezzo, anzi era Longo che si era decentrato nella circostanza. Sul suo traversone c'è stato il colpo di testa di Scipioni, poi il pallone è terminato in folla laterale, c'è la rimessa con le mani in favore della compagine ospite, va ad incaricarsene il numero 32 che è il terzino sinistro di Cillo. Di Cillo affrontato da Mangione, prova a trovare lo spazio per mettere il pallone in aria, parte il traversone completamente sbagliato, termina direttamente sul fondo. Si gioca da 5 minuti questo secondo tempo in virtù dei risultati che stanno maturando sugli altri campi, dove peraltro siamo ormai alle battute finali. Vince il Potenza, ciò significa che si allontana la vetta della classifica per il Cerignola, al momento distante dunque 3 punti dalla vetta. Intanto è cambiato il risultato negli ultimi minuti, il vantaggio della Versa Normanna a Canosa contro lo Sporting Fulgor, si tratterebbe della 10ª sconfitta consecutiva per la squadra molfettese. Intanto c'è stato un intervento falloso di Marinaro ai danni di Agodirin proprio sul cerchio di centrocampo, l'arbitro ha comandato il calcio di punizione Forenardo. Bertacchi, l'apertura sulla destra è per Mangione, il quale poi ha servito Capristo, ancora uno scambio tra i due, poi Mangione ha provato ad indirizzare verso l'area di rigore avversaria, insiste Nardò sulla fascia destra, Mangione per Capristo, pallone deviato, arriva Bertacchi, lo allarga sulla sinistra, parte il traversone, Cavaliere che non è riuscito a trovare la coordinazione giusta, ha provato a deviare il pallone, finito quasi con l'incespicare sulla sfera. Attenzione ora alla replica immediata del Cerignola, libera la difesa del Nardò, riparte ancora una volta Mangione, stavolta c'è un brutto fallo ai suoi danni, colpito mentre se ne andava in velocità sulla fascia destra da Carannante, e c'è il cartellino giallo per il centrocampista under del Cerignola. Carannante ha giocato poco quest'anno, in quanto solitamente il quarto under del Manfredonia è in gomma, scusate, il Cerignola è in gomma, però con l'arrivo di Maiorano il tecnico Grimaldi quest'oggi ha rinunciato a Ngom, che è un 97, e dunque il quarto under, quello che solitamente viene utilizzato a centrocampo, è quest'oggi Carannante, che peraltro è un classe 99. Capristo aveva ricevuto da Agodirin ma non è riuscito a mantenere il pallone in campo, ora c'è Di Cillo il quale prova a servire Luzzada, ci riesce, il quale tocca con una mano, l'arbitro lascia proseguire, c'è l'affondo di Luzzada e poi scivolata in qualche modo Caporale che riesce a contrastarne l'incedere e
ad effettuare la deviazione in calcio d'angolo, cioè il terzo calcio d'angolo in favore del Cerignola. Forse l'azione di Luzzada era viziata da un fallo di mano dello stesso attaccante avversario, l'arbitro ha lasciato proseguire. Calcio d'angolo, libera difesa del Nardò, poi un tocco completamente errato, può ripartire Mangione, anzi si trattava di Verzienti, c'è il plateale intervento ad ostacolarlo da parte di Cillo e dunque forse era Marinaro. No, era Di Cillo. E quindi ammonito il terzino sinistro del Cerignola. Verzienti era ripartito dalla fascia destra, la fascia opposta rispetto a quella sulla quale è schierato in questa gara. E ora c'è invece un intervento falloso di Capristo che viene redarguito verbalmente dall'arbitro su Carannante. Gioco dunque fermo, c'è un calcio di punizione comandato dall'arbitro in favore del Cerignola, la battuta di Di Bari, difensore espertissimo questo Di Bari, è un classe 83 che ha disputato, pensate, ben 11 campionati di Serie C. Minardò in possesso di palla, centrocampo, buono il pallone a tagliare il campo da sinistra verso destra per Mangione che mette in aria, tenta il colpo di testa Capristo, il quale però manca l'impatto con il pallone e sfuma questa opportunità per il Nardò. Era stato Mangione a mettere un pallone davvero invitante dalla tre quarti in aria. Cavaliere si è ritrovato, Cavaliere non Capristo, Cavaliere si è ritrovato sulla traiettoria ma non è riuscito a impattare la sfera e poi la difesa del Cerignola ha liberato. Intanto c'è qualche problema ad una maglietta di Scipioni, addirittura la sua maglietta vengono tagliate le maniche. Nardò dunque in 10, Agodirin in attacco prova a superare Di Bari, non ci riesce, ritorna in campo Scipioni. Nardò ha riconquistato palla, Bertacchi lancio lungo a pescare Agodirin, il pallone va a finire proprio sulla testa dell'attaccante nigeriano, a carambolargli possiamo dire in testa e dunque l'azione è sfumata, ma è sempre Nardò in possesso di palla, ancora un lancio in avanti in verticale di Scipioni, ancora Scipioni che intercetta di testa, ora c'è Marinaro, c'è poca precisione il suggerimento di Marinaro che preda di Scipioni, ora rilancia con i piedi Mirarco, pallone ora toccato dalle parti di Cavaliere ma c'è attenzione il Cerignola che affonda sulla fascia destra, fermata l'iniziativa avversaria, ora Di Bari, tocco all'indietro per Abbagnale, c'è l'attacco di Agodirin, si libera del pallone il portiere del Cerignola, ora Carannante, Marinaro, poi il terzino sinistro Di Cillo, ancora Marinaro, pallone verso Longo che di testa prolunga verso Luzzada, la conclusione in qualche maniera si oppone Mirarco, poi il pallone resta in aria, attenzione arriva a chiudere Scipioni, è davvero un tiro abbastanza insidioso in corsa di Luzzada, Mirarco si è ritrovato il pallone, si è ritrovato sulla traiettoria, è riuscito ad intercettarlo, non a bloccarlo, poi comunque
l'azione d'attacco del Cerignola è terminata lì, e dunque si tratta del primo, Piero, della prima opportunità di questo secondo tempo per la compagine ospite. Parità anche per quanto riguarda le occasioni delle due formazioni nel secondo tempo. Cavaliere ha risposto Luzzada per Cerignola, comunque il pallone era centrale anche se era avvicinato. Ora c'è un brutto colpo ai danni di Prinari, pilota a centrocampo, ma l'arbitro però, nonostante fosse a due passi, non è intervenuto. È un colpo senza il pallone a gioco fermo. L'arbitro lascia un po' a desiderare su queste decisioni. Sono due per parte gli ammoniti, però insomma in alcune circostanze avrebbe sicuramente potuto gestire meglio le sorti di questo match per quanto riguarda i falli e le relative ammonizioni. Nardò, che in questa seconda frazione sembra un po' accelerare, ora nuovamente si ragiona a centrocampo. Marinaro che appare claudicante sicuramente uscirà dal campo, vediamo chi ci sarà al suo posto. Ora viene cinturato Cavaliere nella difesa del pallone, l'arbitro non fischia. Luzzada, out destro, palla al centro, poteva intervenire Longo, ma la difesa comunque controlla, il pallone termina direttamente sul fondo. Marinaro che, ripeto, zoppica il regista della formazione cerignolana. Pensiamo che alle viste ci sarà quindi un cambio. Mangione su di lui, interviene Herrera da dietro commettendo comunque fallo. In un primo momento forse sembrava di no, però fallo c'era e in effetti dovrebbe fare il suo ingresso il giocatore di esperienza del Cerignola Moro, ex giocatore dell'Empoli per tanti anni, giocatore quindi di caratura sicuramente superiore, e prenderà il posto di Marinaro. Ora c'è un appoggio sbagliato, un contropiede per il Cerignola con Luzzada, però fa una buona guardia, era Caporale che gli soffia pure il pallone e rinvia bene cedendo il pallone per Bertacchi. Manovra ora il Nardò sull'alto destro con Mangione che può distendersi. Il Nardò quindi attacca, Capristo un po' in ombra quest'oggi, proviene comunque da un periodo di inattività Capristo. Ora però alla meglio Di Bari, difensore del Cerignola, per Longo, su di lui interviene Cassano e lo atterra, interviene l'arbitro, comanda la punizione a favore Nardò, che del Cerignola, chiedo scusa, viene ripresa con Russo. Attenzione, un intervento di Cassano, addirittura cercavano un fallo di mano quando Cassano era completamente girato, le mani sul corpo. Veramente assurda questa, se fosse stata una decisione dell'arbitro nell'assegnare la massima punizione. Carannante, Longo, Herrera, Di Cillo, esce il portiere Mirarco, la palla è sua. Bertacchi, non c'è un attimo di tregua. Agodrin in diagonale, riesce però a intervenire Di Bari, Cavaliere da dietro, interviene ora anche rigore di Allegrini per l'intervento su Agodrin. C'è stato uno scambetto di Allegrini ai danni di Agodrin. Michele, tu l'hai visto meglio? No, dalla nostra posizione non possiamo certo aver visto meglio dell'arbitro. Non ci è sembrato a prima vista che ci fosse un intervento falloso, però naturalmente noi siamo distanti almeno 30-40 metri, l'arbitro era lì e quindi dobbiamo sicuramente
dar credito a quello che dice l'arbitro. Comunque, intervento falloso di Allegrini su Ago di Rin e il calcio di rigore che l'arbitro senza ha subito fischiato. Sul pallone si sistema Bertacchi, che mi pare sia la prima volta che va al tiro dal dischetto, almeno in una gara, a parte i calci di rigore nelle gare di Coppa Italia. Vedremo cosa accadrà. Fischia l'arbitro, il destro di Bertacchi spiazzato a Bagnale, un raso terra perfetto, l'esecuzione del calcio di rigore di Bertacchi che insacca alla destra di Abbagnale per l'1-0 del Nardò, che sblocca il risultato al 18° minuto. Nardò 1, Cerignola 0. Dunque Bertacchi al suo primo gol stagionale va ad aggiungersi al lungo elenco dei marcatori del Nardò di questo campionato. Nardò 1, Cerignola 0, calcio di rigore che si è procurato Ago di Rin, che Bertacchi ha trasformato davvero in maniera superba e impeccabile. Subito sostituzione nelle file del Cerignola, viene richiamato in campo, in panchina, Maiorano, in campo va il numero 8 Moro, dunque Moro per Marinaro. Era una sostituzione ampiamente prevedibile, l'avevamo anche annunciata, proprio in virtù delle condizioni fisiche non perfette di Marinaro, che erano apparse evidenti. E ora una seconda sostituzione. Sostituzione anche nelle file del Nardò, esce Cavaliere ed entra in campo con numero 16 Gaetano Palmisan. Quindi dopo il vantaggio del Nardò, due cambi, uno per parte, Moro per Marinaro nel Cerignola, Gaetano Palmisano che probabilmente andrà a fare la seconda punta al posto di Cavaliere nel Nardò, con Ago di Rin che ora opererà da centravanti. L'intervento di Capristo ad allontanare il pallone in fallo laterale. Intanto c'è da segnalare anche l'ingresso in campo di Donnarumma al posto di Di Cillo, sempre nelle file del Cerignola. Donnarumma alla maglia numero 98 addirittura. Bisogna avere una fantasia sull'unica spiegazione che sia l'anno di nascita, però giocare con una maglia 98 nel calcio, sì, sembra che sia un altro sport più che il calcio, con una maglia numero 98. Allora, Donnarumma si è posizionato nella stessa posizione di Di Cillo e Moro ha preso il posto di Marinaro, quindi i giocatori, sì, di Maiorano, quindi rettifichiamo, Maiorano che era al suo esordio, che è stato richiamato in panchina. Ora c'è in anticipo su Ago di Rin Di Bari. Scipioni gli ruba palla Longo, poi il fallo di mano di Scipioni ben fuori dall'area di rigore, dunque il calcio di punizione che va a battere il Cerignola. Cerignola che si è ritrovato sotto
po' a sorpresa, perché in questo secondo tempo praticamente la gara, come d'altra parte anche nel primo tempo, era stata abbastanza equilibrata. L'unico tiro era stato di Luzzada, un tiro in corsa che in qualche maniera aveva intercettato Mirarco, poi la difesa aveva completato il disimpegno, poi quella azione con l'intervento falloso di Allegrini su Agodirini che ha consentito a Nardò, grazie al rigore di Bertacchi, di portarsi in vantaggio. Seguiamo ora questo calcio di punizione in favore del Cerignola, lato corto dell'area di rigore, fronte sinistro all'attacco della compagine ospite, sul pallone c'è Marinaro pronto a far spiovere il pallone in aria sul secondo palo, poi Caporale che in qualche... attenzione ancora, pallone rimesso in aria quasi nei pressi della linea di porta, l'intervento decisivo di Scipioni e dunque sul contro cross praticamente è stato decisivo l'intervento di Scipioni che ha intercettato il pallone proprio sulla linea di porta e ha sventato la minaccia impedendo ai giocatori avversari di poter tentare una deviazione verso la porta del Nardò. C'è ora un giocatore del Cerignola che probabilmente sugli sviluppi dell'azione nella quale poi c'è stato l'intervento, il salvataggio sulla linea di Scipioni che ha ricevuto qualche botta e a terra proprio nei pressi del palo e dunque il gioco è momentaneamente sospeso. Cronometro intanto segna il 24esimo minuto della ripresa, si rialza il giocatore infortunato del Cerignola, probabilmente, ecco, si tratta di Longo, del centravanti Fabio Longo, che in passato è andato a segno qui al Comunale quando militava nelle file del Real Nocera Superiore. Parliamo del campionato 2011-2012. Ora il Cerignola, Marinaro difende bene il pallone, poi termina a terra dopo un contrasto con il nuovo entrato Gaetano Palmisano. Gli ha battuto il calcio di punizione. Apertura sulla destra, intercetta Prinari. C'è un tocco sbagliato, il Cerignola torna in possesso di palla ma non ha seguito l'azione d'attacco avversario. Ora il Nardò che può ripartire, si ferma Capristo, tocca all'indietro verso Caporale, quindi Scipioni, lancio per Agodirin il quale in qualche maniera prolunga all'indietro per Gaetano Palmisano, poi l'azione si sviluppa centralmente, c'è Prinari che prova la percussione centrale, supera l'avversario, poi sul suo tiro c'è Allegrini che si frappone e in qualche maniera di spalla riesce ad intercettare il pallone, poi l'azione si prosegue, c'è ora un calcio di punizione in favore del Nardò. A te Piero. Sì, 26esimo, il Nardò in vantaggio 1-0 sul rigore di Bertacchi, c'è un'altra sostituzione alle viste ma il gioco riprende con Scipioni, in avanti Scipioni per Gaetano Palmisano, interviene forse fallosamente sulla Godrin ma Prinari che riesce a recuperare la sfera, buono il tocco ora per Versienti che accorre sulla sinistra, due giocatori che lo tallonano, buona questa azione ora di Versienti che si libera in un primo momento, riesce a crossare Agodrin, peccato, poteva essere una buona occasione di testa per anticipare sul difensore ma la palla però termina fuori circa 4 metri dallo specchio della porta, c'è il cambio di cui vi parlavo prima al 27esimo per il Cerignola. Marinaro, l'avevamo visto claudicante, cede il posto allo Iodice, una mezza punta, un giocatore di fascia comunque d'attacco,
infatti si posiziona sulla parte sinistra del fronte d'attacco cerignolano con un 4-3-3, ora un 3-4-3 per il Cerignola. Quindi ripeto, non vedremo più Marinaro ma lo Iodice. E ora il Nardò che manovra a centrocampo su un'azione di fallo laterale. Bertacchi non riesce a intervenire, ma la migliora Herrera. Prinari, che per un primo momento aveva fermato Herrera, Luzzada sull'out destro. Nardò stringe i denti, Cerignola cerca di impensierire il Nardò con Mirarco, e c'è una punizione veramente regalata ai danni del Nardò per un atterramento di Moro, centrocampista, anzi no, era il numero 98 Donnarumma, a circa 2 metri dei 16 che delimitano l'area di rigore del Nardò, quindi ai 18 metri c'è questa punizione a favore del Cerignola sulla sfera. Lo Iodice, ma anche Moro, poco più indietro, Herrera. Una punizione, ripeto, molto facilmente fischiata dall'arbitro, signor Angelucci, della sezione di Foligno. Lo Iodice, comunque, sulla sfera si allontana Moro. Vediamo cosa riuscirà a fare lo Iodice, e c'è il palo. Il palo colpito da lo Iodice. Palo esterno, ma sempre pur un'azione pericolosa su punizione di lo Iodice. Colpisce il palo al 29esimo il Cerignola con lo Iodice su punizione, ripeto, francamente abbondantemente regalata a favore del Cerignola. A Bagnale, esce con i piedi, rinvia in avanti Prinari. Un po' ora allunga delle formazioni, d'altronde siamo ormai al quarto d'ora finale di questo incontro molto vibrante, soprattutto il secondo tempo comunque non si sono risparmiate le due formazioni. Prinari alla meglio due volte, tre volte, ora Prinari che cerca di servire lungo linea Capristo, peccato. Versienti, Moro, interviene fallosamente Prinari su Moro, punizione fischiata a favore del Cerignola, mentre sta per fare il suo ingresso anche Gigante per il Nardò. Rinforza gli ormeggi mister Taurino. Palla ora toccata di testa da numero 14 Herrera, palla termina tranquillamente sul fondo, c'è quindi il cambio al minuto 31 della ripresa. Nardò 1 Cerignola 0, per adesso decide il rigore battuto e realizzato da Bertacchi esattamente al 18esimo nel corso della ripresa. Vediamo ora chi cederà il posto a Gigante per il Nardò. Sarà o Prinari o Bertacchi. Fa il finto donto Bertacchi, l'altro è anche ammonito. Quindi Gigante al posto di Bertacchi, l'altra sostituzione che c'era stata prima, Palmisano al posto di uno sfiancato Cavaliere. Quindi il Nardò effettua la seconda sostituzione, tre invece le sostituzioni già nelle fila del Cerignola con lo Iodice, Moro e Donnarumma che sono subentrati. Agudrini in avanti di Bari, di destra interviene lo Iodice, all'indietro Allegrini per Russo, no look di Russo, la palla termina però tra le braccia tranquille di Mirarco, pallone molto lungo. Scipioni,
campioni di destra, però di Bari interviene nuovamente col braccio Herrera, però l'arbitro evidentemente gioca più a pallamano che a calcio, perché sono stati tantissimi falli di mano non sanzionati dall'arbitro. Gigante interviene su Moro, Tegel scivolato, buona questa finta di Verzienti. Prinari, Caporale riesce comunque a servire Prinari. Gadano, Palmisano anticipato, Caporale, rinvio di Caporale, veramente ottima la sua partita come al solito. Caporale nuovamente interviene, Cassano chiude, si gioca ora un po' al batti e ribatti. Allegrini, Di Bari, lo Iodice, molto veloce questo giocatore, attenzione, viene ammonito Capristo per questa punizione su lo Iodice, quindi tre gli ammoniti nelle file del Nardò, due invece per il Cerignola. Calcio di punizione come al solito, perché ne sono stati battuti veramente tanti. Mentre c'è un'ennesima sostituzione, entra il numero 14 per la formazione cerignolana, anzi esce Herrera con il numero 14, entra al suo posto il numero 7 Morra, che è un attaccante, e finalmente un attaccante di peso Morra finalmente per il Cerignola, perché fino adesso abbiamo visto sempre tutte mezze punte, giocatori molto brevi linee. Quindi Morra al posto di Herrera, mentre nel Nardò l'altra sostituzione, numero 14 Rosato, vediamo chi andrà a sostituire. Si tratta di Prinari, l'arbitro però ancora non consente la sostituzione, mentre la fascia di capitano viene ceduta a Mirarco in assenza anche di Alessio Palmisano, capitano per eccellenza di questo Nardò. Rosato, difensore che è stato nuovamente riaggregato nel corso di quest'anno dopo la buona stagione scorsa. Attenzione a questa palla, chiude però Verzienti ottimamente, gigante su Moro e cerca di crossare al centro, però sugli stinchi di Gigante al 35esimo. Cerignola attacca, anche se fino adesso non ci sono state occasioni degne di nota, se si esclude quel palo colpito sempre sul gioco fermo. Ora c'è un tiro da parte di lo Iodice sul primo palo, però la palla termina comunque controllata da Mirarco fuori circa un metro dallo specchio della porta. Quindi lo Iodice al 36esimo, un altro tentativo di destro. Nardò che si chiude sempre più indietro dopo l'ingresso sia di Rosato ma anche di Gigante a centrocampo. Interviene ora Mirarco in tranquilla presa dopo un tentativo da parte di Luzzada. In attacco gioca quindi Morra al fianco di Longo, sulla sinistra lo Iodice, sulla destra Luzzada. Quindi un 3-3-4 per Cerignola in questo momento. Prinari vuole il pallone che tentava di servire Capristo, che appare molto stanco. Vediamo se Taurino metterà nuovamente mani alla panchina, visto che ha sostituito tre giocatori invece che cinque. Taurino che è stato anche, abbiamo visto, espulso tra il primo e il secondo tempo, e quindi ora in tribuna sotto proprio la nostra postazione. Buono questo
questo d'acqua per Capristo. Capristo in aria, Capristo su Allegrini contro il muro di Giacinto Allegrini, chiaramente alla peggio. E l'arbitro lo grazia perché ci sta una punizione per un fallo tattico proprio di Capristo. Su ripartenza del Cerignola al 37esimo, sta buono lo spunto di prima di Agodrin per un tacco su Capristo. Ora c'è Caporale su Moro, ne supera due, ora Caporale si invola sulla sinistra però non riesce a, ma recupera palla nuovamente Caporale su Gaetano Palmisano. Peccato, poteva essere un'azione buona di contropiede. Caporale chiaramente ora è stanco, lo iodice Moro. Morra, calcio d'angolo per il Cerignola, quarto tiro dalla bandierina, uno battuto dal Nardò, 1-0 del Nardò contro il Cerignola. Stringe i denti la formazione di mister Taurino. Cerignola che viene in avanti in maniera massiccia, rossa al centro, Caporale di destra svetta, interviene la difesa del Nardò con Capristo nuovamente in contropiede. Si potrebbe fermare Capristo perché non ce la fa, invece che trattenere palla Capristo. Ora c'è però l'intervento di Versienti, questo break del Nardò, la palla però persa da Gigante in maniera inopportuna e nuovamente ammonito Gigante. Gigante che ha fermato la ripartenza del Cerignola con lo iodice sulla tre quarti campo. Siamo ai 27-28 metri dalla porta di Mirarco, a terra vi è Capristo, c'è quindi la sostituzione come vi avevamo anticipato qualche secondo fa. Verrà sostituito sicuramente Capristo a favore di Bolognese, centrocampista per un altro centrocampista che chiaramente non ce la fa più. Quindi 5 minuti più recupero al termine, viene sostituito Capristo con Bolognese. Nardò quindi giocherà restanti 5 minuti più recupero, che sicuramente sarà abbastanza sostanzioso. Entra quindi Bolognese, c'è questa però punizione dai quasi 30 metri a favore del Cerignola con lo iodice che nella precedente circostanza aveva colpito il palo, la posizione sicuramente più vicina. Infatti viene respinta la sua, il suo tentativo di tiro dalle parti di Mirarco. Donnarumma, Luzzada, palla termina fuori dopo un intervento da parte di Longo su un assist da parte di Allegrini dall'out destro e il pallone termina leggermente alto sopra la traversa. L'azione anche confusa al 41esimo, c'è stato un tentativo di Morra, non di Longo, da distanza molto ravvicinata. Di destra Codrille che le prende tutte, Gaetano Palmisano, vediamo cosa ha fischiato l'arbitro, una punizione addirittura ai danni di Agodrin. Colpo di testa che comunque Agodrin aveva interpretato bene anticipando il difensore. Allora Michele, e 3 minuti più recupero, Nardò vince, ma tanta sofferenza. Sì, il Cerignola diciamo per due volte si è reso pericoloso con tiri da fuori area, prima la punizione di Lo Iodice che è terminata sul palo, poi ancora un tiro al giro di Lo Iodice, ma torniamo però in cronaca diretta perché c'è un pallone in area, ancora un colpo di testa di Morra col pallone che termina alta sulla traversa, dicevamo
però la occasione più clamorosa è capitata proprio ad uno dei nuovi entrati, Morra, che praticamente ad un metro dalla linea di porta non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta difesa da Miralco. La sua conclusione si è terminata davvero di un soffio sopra la traversa, quindi tre grosse opportunità. La prima al 29esimo, il calcio di punizione di Lo Iodice sul palo, poi il tiro di Lo Iodice ancora di un soffio al lato al 36esimo e poi quella più clamorosa, Morra, che praticamente ha mancato il pareggio da pochissimi centimetri. Il Nardò si difende a denti stretti, soffrendo. Naturalmente il Cerignola sta esprimendo lo sforzo massimo alla ricerca del pareggio, tranne l'occasione capitata a Morra. Comunque il Nardò non ha consentito agli avversari di andare al tiro da posizioni estremamente favorevoli. I due tentativi Lo Iodice infatti sono giunti da fuori area. Ora c'è Abbagnale che ha respinto con i pugni, forse leggermente fuori dall'area di rigore, l'arbitro comunque lascia proseguire. C'è in possesso di palla Mangione, che poi lascia al numero 16, uno dei nuovi entrati, pallone intercettato in aria, ma l'occasione sembra sfumare, ma ancora insiste il Nardò. Bolognese, Agodirin in aria e c'è il raddoppio di Agodirin. Il pallone è carambolato sul portiere Abbagnale, poi è terminato nel sacco. Raddoppia dunque il Nardò al 44esimo con Agodirin. C'è stato il traversone in aria, mi pare di Mangione, di Bolognese. Il pallone è arrivato proprio tra i piedi di Agodirin, che era sistemato nell'area piccola, si è girato da distanza davvero ravvicinata, il pallone è carambolato sul portiere, che ha tentato in qualche maniera di opporsi, l'ha pure toccata con una mano, ma il tiro era violento da distanza ravvicinata e si è insaccato per il 2-0 del Nardò, che praticamente chiude i conti dopo aver sofferto il tentativo di rimonta del Cerignola dopo aver corso tre seri pericoli. Il raddoppio dunque di Agodirin a chiudere definitivamente i conti, anche se nel calcio fino al fischio finale nulla è mai scontato, nulla può essere dato per acquisito, ma davvero il Nardò sembra ad un soffio da un'altra vittoria clamorosa e inaspettata, da un altro capolavoro dopo quello di Altamura prima della sosta natalizia, dopo il pareggio che poteva essere qualcosa di più sul campo della capolista Potenza. Oggi sta maturando il primo capolavoro stagionale interno contro il Cerignola, che è giunta qui al comunale con i galloni della vice capolista, che ora è sotto di due gol. 46esimo minuto della ripresa, si tratterebbe anche della prima sconfitta della gestione tecnica di Grimaldi, 8 risultati utili consecutivi per il Cerignola dopo l'avvento del tecnico campano, che aveva sostituito Feola dopo la sconfitta casalinga con l'Altamura. Cerignola reduce peraltro a 4 vittorie esterne consecutive e che però quest'oggi qui a Nardò ha trovato davvero un avversario che è riuscito a rendergli la vita difficile e ormai sta per maturare la terza sconfitta stagionale per la compagine Dauna. 47esimo minuto della ripresa, ricordiamo il punteggio: Nardò 2, Cerignola 0. I gol di Bertacchi sul calcio di rigore
al 18° e di Agodirin al 44° di questo secondo tempo. Colpo di testa di Donnarumma, poi c'è Allegrini, pallone rilanciato in avanti, intercettato da Cassano, poi c'è Scipioni, Morra, termina a terra, ma naturalmente non c'è alcun intervento falloso ai suoi danni nello slancio verso la coordinazione nel tentativo di intercettare un pallone che era difficile da addomesticare. 48° minuto della ripresa, dunque siamo nella fase di recupero. Non abbiamo visto i minuti indicati dal direttore di gara, i minuti che dovranno essere recuperati probabilmente non meno di 5. Palmisano, Gaetano, Donnarumma che poi tocca per il numero 21 Carannante, e poi si libera il pallone servendolo all'indietro a Moro. Parte il traversone completamente sbagliato col pallone che termina sul fondo. E il pubblico che quest'oggi ha risposto come ai bei tempi sicuramente potrà tornare a casa soddisfatto dalla prestazione ancora una volta superlativa di questo Nardò, capace davvero di non concedere nulla agli avversari e poi a sfruttare le opportunità che riesce a crearsi. Alla base naturalmente c'è una perfetta organizzazione tattica. E ora si ripartirà con una rimessa da fondo campo in favore del Nardò. Naturalmente si sta giocando sotto la luce dei riflettori. Pallone che Caporale rilancia in avanti. Gli ultimi tentativi del Cerignola. Pallone allontanato alla difesa del Nardò. Prolungato verso Morra, la conclusione, c'è il gol del Cerignola che accorcia le distanze con lo Iodice al 50°. Una respinta corta, il pallone che è arrivato sul destro di lo Iodice che si era dimostrato in assoluto il più pericoloso in fase offensiva per i giocatori del Cerignola. Conclusione di prima intenzione col pallone che si è insaccato alla sinistra di Mirarco. Ora bisognerà vedere quanto manca al 90°, perché dovrebbero essere 6 minuti concessi dall'arbitro. Siamo a 50 minuti e 40 secondi. Ora c'è un pallone allontanato in fallo laterale dal portiere a Bagnale, quindi in zona d'attacco il Nardò, quando dovrebbero mancare ormai pochissimi secondi al triplice fischio finale. Nardò 2, Cerignola 1 dopo il gol di lo Iodice, giunto praticamente al 50° del secondo tempo, e arriva in questo istante il fischio finale dell'arbitro a sancire dunque quest'altra grande prestazione del Nardò, quest'altro grande risultato. Battuta la vice capolista Cerignola per 2-1.